Valerio Bonafede, quarantenne romano, è il protagonista del 45 Giri di oggi. Con lui ovviamente affronteremo una serie di concetti che vanno dal ritorno al benessere, dalla forma fisica, al come rilassarsi. Benvenuto a Valerio Bonafede. Grazie. Chi è Valerio Bonafede? Allora, chi è? È una bella domanda. Allora, diciamo che io ho affrontato la mia parte della vita come falegname. Poi, arrivato a un mio problema giovanile che mi sono portato avanti da tempo, ero arrivato praticamente ad avere un'impedenza visiva, una vera e propria, cioè praticamente avevo perso l'occhio sinistro e l'occhio destro vedeva pochissimo. Lì ho cercato un altro tipo di lavoro per proseguire, essendo già, diciamo, esperto in massaggi casarecci, cercavo di avere un documento per poter proseguire l'attività in questo senso. Anche arrivata a cecità totale, ho messo le mani sul cliente, comunque dico, arriverò ad avere una pratica. Mentre stavo facendo le lezioni, c'era il preside di questa scuola che cercava di spiegarci di mantenere il distacco dalle persone che trattavamo. Questo, quando io gli ho spiegato che avveniva, nel mio caso avveniva totalmente il contrario, lui mi ha spiegato che praticamente stavo facendo il pranoterapeuta e lo stavo facendo in maniera scomposta. Da lì ho iniziato a prendere lezioni di pranoterapia e, forte di un'esperienza di questa energia che già portavo avanti da tempo, sono uscito fuori come grande pranoterapeuta. La cosa mi ha lasciato un attimino interdetto perché comunque come personaggio ho sempre adorato la matematica e la scienza, quindi riscoprirmi come grande pranoterapeuta ero rimasto un attimino interdetto. Però nell'andare avanti ho visto che quando andavo avanti, mi dissociavo, mandavo avanti questo Valerio pranoterapeuta a fare le varie pratiche e ogni volta che ritornava indietro ritornava con grandi successi, che da matematico non potevo fare altro che segnare come buona, buona una, buona l'altra. Poi, mentre stavo risolvendomi questo problema di vista, c'era un corso laterale che si chiama Alleggerimento Emozionale e lì praticamente ho scoperto un mondo di come riuscire a interagire con l'io profondo della persona, che è colui che detiene tutto quanto quello che la memoria fa gravare sulla persona. Perché secondo il fondamento della tecnica, diciamo che ogni singolo evento viene racchiuso in una sorta di bolla temporale. Cioè, se noi riprendiamo un evento e lo andiamo ad analizzare, noteremo una discussione di 18 anni, ci ritroviamo vestiti da 18 anni, con il nostro antagonista 18enne, con i palazzi sverniciati alla vecchia maniera, e insieme a tutta questa cosa c'è, è inclusiva anche di quell'agitazione che provavamo durante la discussione. Quell'agitazione è sintomatica del fatto che quell'evento in qualche maniera l'abbiamo superato, ma di per sé non è stato né compreso né metabolizzato, perché nel momento in cui un evento viene metabolizzato, quell'astiosità sparisce. Poi su questi concetti più tematici svilupperemo un altro Certo. canale di confronto, di discussione. Quindi da questa situazione di natura personale poi è nato un percorso di natura professionale, no? Certamente, sì. Si è sviluppato proprio, è stato naturale, è stata una crescita naturale, perché ho iniziato come pranoterapeuta e avendo problemi, perché ero rimasto collegato a delle signore che mi si stavano succhiando per intero, è intervenuto un altro mio amico che faceva un'altra tecnica chiamata Theta Healing, che mi ha separato da queste persone. Poi ho deciso di partecipare anch'io e contattando la maestra, mi ha mandato un opuscolo dove lei dichiarava che questo Theta Healing era affine a tutte le leggi della fisica quantistica. Lei aveva messo una virgola e io ho messo un punto lì perché proprio dico no, alla prossima sciocchezza che dici non vengo più. Io invece sono intenzionato a venire e quindi ho tralasciato l'opuscolo e mi sono presentato lì. Quando sono arrivato lì ho trovato un gruppo di 10 persone, inclusive di tre psicologi, uno con un master in fisica quantistica, che non hanno fatto altro che ripetere a ogni singola parola della maestra che era tutto come la fisica quantistica. Al che ho detto, dico, va bene, io ero, scusate, dico, ero rimasta alla teoria delle stringhe, adesso torno a casa e mi metto a studiare. E tornato, mi sono messo a studiare un attimino e ho visto che effettivamente, comprendendo il perché è nata la necessità della fisica quantistica,
poi se uno guarda in rete trova di tutto e di più. Quindi il fisico del CNRS francese che spiegava la teoria dei multimondi e tutta una serie di concetti che non hanno fatto altro che confermare ciò che dicevano. Proviamo un attimino a chi ci segue da casa ad aiutarlo. Possiamo fare una differenziazione anche dal punto di vista concettuale ma semplice tra psicologia e fisica quantistica? È un concetto che può essere riassunto in parole anche un po' più comprensibili rispetto a percorsi un po' più complessi? Sì, allora diciamo che fondamentalmente lo psicologo ti dice poniti davanti a questo muro nero. Il muro è nero, però tu dica il muro è bianco, noterai che ti senti meglio. Giorno dopo giorno continua a presentarti davanti a questo muro nero e continua a ripetere che il muro è bianco e ti porta a risolvere la giornata. La fisica quantistica dice che ti poni davanti allo stesso muro nero e dici che il muro è bianco con convinzione e continui a ripeterlo sempre con maggior convinzione. Se sei sufficientemente convinto, entro il terzo giorno deve passare un omino con tanto di marzocca che lo vernicia bianco, come lo vuoi, a pua celesti. Se il muro continua a essere bianco dopo il terzo giorno, è segno che ci è rimasta qualche convinzione negativa che rema sotto e impedisce questa mutazione. Allora si fa uno scavo sulla persona, si rintracciano queste convinzioni negative. Una volta mutate a favore, il muro automaticamente diventa bianco. Questo sintetizzando proprio al massimo il concetto. Stai abbracciando un altro concetto, quello delle convinzioni sì. dell'uomo e quelle che sono le convinzioni negative. Parlavamo nel titolo anche della trasmissione Ritorno al benessere. Uno dei percorsi è quello ovviamente di ritrovare il benessere. Benessere certo. fisico che è un benessere poi che parte dall'interno della persona. Certamente, è un benessere a tutto tondo, una persona che si vuole bene, ama se stesso ed è felice, sta bene, anche fisicamente. Effettivamente le convinzioni sono la parte deleteria della persona, cioè quello che la società continua a darci, tutte convinzioni errate. Ovviamente le prime convinzioni, cioè l'essere quando nasce privo di qualsiasi sorta di convinzione, sia positiva che negativa. Poi nel crescere, proprio le persone che ci amano, che ci accudiscono nei primi mesi di vita, tendono ad inserirci le prime convinzioni negative. Quando il papà ha paura che si faccia male sullo spigolo, allora no, non andare lì che ti fai male, no, non fare questa cosa non si può fare, oppure se ti piacerebbe ma quella cosa solamente le persone ricche possono avere, stanno inserendo delle convinzioni limitanti che poi daranno vita a un essere limitato, che mentre andrà a scuola riterrà di non essere in grado di affrontare la matematica o di non fare altre cose e tutto ciò che lui ritiene per primo di non essere in grado ovviamente gli rimarranno, non riuscirà a risolvere quei problemi perché lui è il primo a crearsi il blocco. Qui si innesta il discorso legato al concetto del non, negazione e il non riuscire. Sì, il non purtroppo come notiamo in giro diventa sempre più, cioè troviamo sempre meno persone in grado di parlare evitando il non. Questo crea una condizione anomala nell'individuo. Allora, essendo abituato a dire ciò che non vuole, sta perdendo di vista ciò che vuole. Quindi se chiedi a una persona tu che cosa vuoi dalla vita, le prime tre cose o le prime 30 cose che risponde sono io non voglio questo, non voglio quest'altro, non voglio quell'altro, ma difficilmente è in grado di dirti all'istante ciò che vuole. E il non è un qualcosa di deleterio, perché sembra preciso come termine, però è tutt'altro che preciso, perché diciamo che la persona, l'essere, ragiona per archetipo, quindi fa una forma pensiero, quindi associa un'immagine a ogni parola che viene detta. Cioè io dico chiave, penserai a una chiave, io magari ho la chiave del portone del 1400, tu hai la chiave della macchina, ma sempre di una chiave si tratta. La stessa cosa se dico Antonio, il mio sarà il mio Antonio, il tuo sarà il tuo, ma sempre di un Antonio si tratta. Quando diciamo non, il cervello non trova un'immagine da associargli. Quindi se io dico non voglio rotture di scatole, in archiviazione il non viene perso e rimane voglio rotture di scatole e le riceverò all'istante. Poi comunque partendo dal presupposto che se io dico di non volere un pavimento sporco di fango, lo avrò sporco di fango nel tempo di 5 secondi, però
dando per buono che effettivamente basta dire non voglio un pavimento sporco di fango per averlo privo di fango, nel dire così non ho specificato di volere un pavimento pulito, ho detto semplicemente che non deve essere sporco di fango, quindi potrebbe esserci marmellata, olio, vino, di tutto. Quindi concettualmente il non va. Non va. E come superare questo aspetto? Nella tua considerazione precedente, parlavi di una cosa che mi incuriosiva, cioè l'uomo difficilmente dice quello che voglio, cioè cosa voglio realmente, Sì. questo che deve emergere, deve venire fuori. Prima di tutto la persona deve riuscire a comprendere ciò che desidera realmente, perché siamo infilati in una società di scelte, questa o quest'altra, prendo questo tipo di pasta o questo altro tipo di pasta. Quelle sono scelte che sono state date dagli altri. Noi dobbiamo scegliere ciò che è meglio per noi, quindi il nostro desiderio, e il desiderio deve nascere dal profondo. Deve nascere come desiderio e poi, una volta uscito fuori, trasformarsi in volere. Volere, che è un termine, poverino, che è stato massacrato in ogni dove, ma è un qualcosa di puro. Cioè, quando io dico io voglio quella cosa, è istintivo. È come quando dico ho fame o devo andare al bagno. Non è un qualcosa che io sto decidendo, è un voglio. Eppure hanno sempre cercato di castrare in tutte le maniere, con l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, mentre è la condizione basilare, perché nel momento in cui io voglio una cosa, magari non so come raggiungerla, ma so che la raggiungerò. Ed è totalmente differente dal desiderio o da quant'altro. Comunque normalmente le persone difficilmente sanno ciò che vogliono e quindi dovrebbero già partire da questo. Creare un desiderio, mentre cresce, badare solo ai propri desideri, perché se mentre sto creando il mio obiettivo inizio a focalizzare la mia attenzione anche sull'obiettivo della persona che si trova accanto, valutandolo magari come più intelligente, che io guardo avanti e dico voglio quella panchina lì. Guardo quell'accanto e dico te che cosa vuoi? Nel momento in cui guardo che cosa interessa a lui, sto perdendo di vista il mio obiettivo. Cioè, è come se scendendo di casa dico adesso mi vado a comprare una Station Wagon, poi parlo con te e mi dici no, ma io sarei puntato più che altro su una Spider, una bella due posti. Dico, sai, mi hai convinto, sì, me la voglio fare anch'io dello stesso colore, mi piace, sì, vado, me la compro, poi tornando a casa suono alla mia cara, che scende insieme a tre bambini e lì ricordo perché mi serviva una Station Wagon. Si perde per strada la convinzione, l'idea originaria, No, no? si prende per tutto ciò a cui noi ambiamo, comunque, riesce a lavorare sotto tutti i nostri aspetti. Se prendiamo in considerazione il desiderio della persona accanto, avrà altre necessità e quindi punterà in altre direzioni. Come si innestano quelle che sono le tue capacità, i tuoi studi professionali con poi l'obiettivo, e parlavamo ovviamente di persone, di cercare di mettere da parte le negatività e di guardare tutto con un'ottica un po' Allora, diversa. diciamo che il percorso del ritorno al benessere inizia con una tecnica di alleggerimento emozionale che Che consente. poi ne parleremo nella seconda parte Sì. con una cosa molto particolare. Comunque, diciamo che in maniera abbastanza rapida riesce a portare la persona in un livello di leggerezza personale, che gli dà modo di iniziare a praticare un certo tipo di pensiero. Un pensiero, definiamolo positivo. È un pensiero che ci si arriva con il tempo perché inizialmente si fanno delle sbavature di pensiero negativo. Cioè, quando io spiego le cose, allora la persona inizia con: ah, allora la mia macchina rimarrà integra per i prossimi 5 anni. È una sbavatura di pensiero negativo, nel senso che C'è il punto di partenza che è sbagliato, probabilmente, sì, no? no, se io faccio un pensiero positivo va tutto bene, punto. Nel momento in cui focalizzo la mia attenzione sulla macchina, sul fatto che deve rimanere integra per i prossimi 5 anni, è segno che io temo che si rompa in questi 5 anni. Quindi va eliminato il timore della rottura della macchina. Anche perché comunque è una cosa, tra virgolette, non diciamo naturale, ma scontata per certi versi, al di là del fatto di quelle che possono essere le convinzioni personali, no? Ma Non no, non necessariamente. necessariamente. Diciamo che comunque se la persona elimina la possibilità della rottura della macchina,
La macchina tendenzialmente viaggia serena e tranquilla. Poi c'è sempre una ragione per cui accadono delle cose. Per esempio, entrando nel percorso, piano piano si comprende l'inadeguatezza dell'importanza che diamo al male. Il male è inteso come qualcosa di doloroso, frustrante. Guardandolo meglio si nota che il male non è altro che uno zerbino del bene, cioè l'universo, Dio, chi per lui, ti dice gentilmente, la vocina proprio, gentilmente se entro un quarto d'ora può uscire da quella porta perché deve incontrare quella persona che sta lì fuori, è importante per la sua vita. Lo fa il duro d'orecchia. Allora l'universo ci riprova, gentilmente quella porta sa niente. Allora, ti manda qualcuno che suona e tu imperterrito dici ma che ora è? Che giorno è? No, saranno i testimoni di Geova, neanche vado a rispondere. A un certo punto l'universo è costretto, ti deve fare incontrare con quella persona, è costretto e ti dà fuoco a casa e ti fa vedere che l'unica uscita che hai è quella porta, quella famosa porta. Uscendo di lì dici oddio, mi ha preso fuoco casa. La realtà è che dovevi incontrare quella persona. L'universo ci ha provato in tutte le maniere per fartela incontrare in maniera naturale. Darti fuoco a casa è stata l'ultima mossa. Ovviamente, se è arrivata al punto di darti fuoco a casa, è segno che la persona che stai incontrando riuscirà a dartene almeno tre di case. Cioè, partiamo sempre dal presupposto che il male che noi vediamo ha, diciamo, una sua dimensione. Il bene che ne deriva è sempre uguale o maggiore. Quindi ti si buca una ruota per strada, oggi incontrerò un amico che non vedevo da tempo e ci prendo un caffè. Si rompe la macchina, la guardi, dici nuova, ti sei rotta, inizia a strofinarti le mani perché dice ma voglio vedere qual è il regalino che sta arrivando. E effettivamente poi sul momento è impossibile comprendere la dinamica, però poi a distanza di tempo ti rendi conto che magari quel tuo lavoro che hai sognato da una vita e che adesso stai facendo, grazie a chi l'hai avuto? Grazie alla persona che hai conosciuto sul letto d'ospedale, che era a letto accanto, il giorno che hai fatto l'incidente con il motorino. E lì ti rendi conto che effettivamente senza quell'incidente non avessi conosciuto la persona e il tuo lavoro sarebbe ancora. E sotto questo punto di vista, molte volte è necessario metabolizzare quello che è accaduto, cioè vivere sì il presente, ma guardando Sì, al passato. calcoliamo anche il fatto che comunque una buona dose di male che riceve la persona è derivante dai timori che ha, perché noi dicono che il computer è stupido, riesce a fare solamente più e meno. Tutto ciò che noi facciamo sono cascate interminabili di più e meno. L'individuo è ancora più stupido, riesce a fare solamente più. Noi aggiungiamo tutto, ciò che sogniamo, ciò che pensiamo, ciò che vediamo, ciò che ascoltiamo, aggiungiamo tutto e noi risuoniamo. La teoria della risonanza, dell'attrazione della risonanza. Noi risuoniamo, quindi quando decidiamo, poniamo la nostra attenzione su qualcosa di sgradevole e decidiamo di allontanarlo dalla nostra vita, non stiamo facendo altro che attrarlo. Se noi, cioè io nella mia vita voglio una vita priva di rompiscatole, allora se io dico non voglio rompiscatole, ovviamente viene immagazzinata voglio rompiscatole e arrivano a scatafascio. Allora, come faccio a eliminare i rompiscatole dalla mia vita? Uno, la mia vita è priva di rompiscatole. Due, attorno a me ci sono solamente persone positive. Automaticamente, saturando gli spazi intorno a me di persone positive, il rompiscatole è costretto ad andare da un'altra parte. Quindi, come dicevo, se io temo una cosa e la guardo, la osservo, no, non la voglio, non la voglio, non la voglio, la mia vita sarà piena di questa cosa. Sì, queste poi Difficilmente. insomma sono Sì. Poi teorie che anche insomma abbracciano anche altri settori, no? tendenzialmente quando viene una persona e mi spiega la sua vita, io non posso fare altro che dargli pienamente ragione su tutto ciò che mi sta dicendo. Però dico, io ti do ragione a te, in cambio tu ascolti me. Io ti spiego che tutta quella condizione, cioè le convinzioni negative che stai esternando, non derivano dall'esperienza, ma l'esperienza si è creata da convinzioni negative che già aveva. Che partono da bambini. L'esempio che facevi in Sì, precedenza era ma proprio. spesso e volentieri anche un semplice amico che ti vuole dare una mano e viene da te e ti dice no, guarda, stai attento a fare questa cosa perché a un mio amico, sai, gli è successa quest'altra e tu vai a vedere,
ti succede la stessa identica cosa, ma non perché l'amico ti ha creato una situazione. Infatti io inizialmente andavo dalle persone che le vedevo tranquille, rilassate, andavo lì e dicevo, ma come sei così tranquillo e rilassato? Dico, no, vita è bella, no, guarda, forse non hai notato, lì c'è un trave con scritto sopra il tuo nome e puntato proprio sulla tua fronte. E a distanza di tempo mi tornavano dicendo, ah Valerio, guarda il trave, come hai detto te, mi ha preso paro paro. E io gli dicevo, guarda, non è che venivo da te per farmi dire che c'avevo ragione, io te lo dicevo per fartelo evitare. Poi nel tempo ho compreso che quel trave glielo piazzavo io, glielo sistemavo proprio bello bello in fronte e tutto quanto. Da adesso in poi ho cambiato stile, vado alla persona che la vedo preoccupata e guarda così, che stai facendo? Guardo quel trave. E perché? Cioè, non hai visto che sopra c'è scritto il nome mio? Dico sì, ma tu non hai visto dall'altra parte, il cognome è diverso, non ti preoccupare, non è per te. E puntualmente quel trave svanisce. Quindi... Una convinzione di natura psicologica? Sì, sì. Ma noi concretizziamo costantemente ciò che accade nella nostra... Io per esempio stamattina, per dare un esempio stupido, stamattina... mentre ero in metropolitana mi sono reso conto di aver letto male il momento della partenza dell'autobus. L'avevo dato per le 6:40 anziché le 6:15 e io praticamente alle 6:10 stavo ancora a Termini sulla metropolitana. Quando ho realizzato ho detto no, io comunque l'autobus lo prendo. Mi dispiace per gli altri che faranno 40 minuti di ritardo, ma io l'autobus lo prendo. Beh, è finito che ho preso l'autobus alle 6:22 in mezzo alla strada, proprio uscito dal coso, me lo sono trovato davanti, dico scusi, ho aperto lo sportello e sono salito su. Noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per la pubblicità e poi ci ritroviamo assieme per andare a scoprire uno degli aspetti che abbiamo analizzato fino adesso. Nuovo assieme con 45 giri, con Valerio Bonafede, si è aggiunta anche un'altra ospite, siamo diventati due ospiti, che è Rina Di Colli, poi dopo ci dirà chi è e cosa fa. Prima della pubblicità si parlava di tecniche di alleggerimento emozionale, attraverso poi la collaborazione anche di Rina vedremo tra poco, insomma, una piccola dimostrazione, chiamiamola così, quando parliamo poi di alleggerimento emozionale. Poi insomma vedremo anche dal punto di vista tecnico, dopo questa breve cosa, qualche considerazione, qualche analisi, insomma. Ci spieghi prima cosa facciamo e poi dopo... Allora, come dicevo prima, secondo le basi dell'alleggerimento emozionale, ogni singolo evento viene racchiuso in una sorta di bolla temporale ed è inclusiva dell'agitazione. Quando l'evento viene riposto nella memoria, l'agitazione diciamo rimane nel fisico, il corpo però non può consentire a un'emozione di vagare liberamente, perché le emozioni sono dirompenti. Quando io amo una persona, non è che amo una persona, io amo una persona significa che ho un'emozione che continuamente si muove dai piedi alla testa. Questo vale anche per un dissapore, un odio. Quindi questa emozione viene compressa e stipata in un punto che si ritenga lì faccia poco danno. Il problema è che, trovata una zona adeguata, se ne pone uno, se ne pone un altro, fino a che non si crea una vera e propria discarica e lì si crea un'interruzione del passaggio energetico e vanno a creare delle problematiche fisiche. Questo vale sia a livello fisico che a livello mentale. Allora, io non sono né uno psicologo né tantomeno tento di farlo, do semplicemente libera voce all'io, diciamo, l'io bambino della persona, che è la memoria atavica dell'individuo. Cioè la persona può più o meno ricordare un evento, l'io bambino sa perfettamente tutto ciò che è successo, ricorda appieno. Hai perso qualcosa quando avevi 5 anni, l'io bambino sa dove l'avevi messa. E questo su tante altre cose. Vogliamo vedere dal punto di vista pratico? Un attimino. Metti i piedi qui e guarda verso di là. Ok, allora si fa un contratto con l'io bambino della persona dove lo si autorizza a parlare al posto della persona. Quindi io bambino di Rina, sei stato autorizzato a parlare al posto di Rina. Vieni avanti con il corpo per dire sì e vai indietro con il corpo per dire no. Quindi
Io bambino di Rina, ti chiami Rina? Poi vediamo, va avanti il corpo. In questo preciso istante ci troviamo a Torino? Niente, quindi il test funziona. Stiamo un attimino facendo per far comprendere un po' meglio. Io bambino, Rina si vuole bene? Ok, un punto a favore. Io bambino, Rina si ama? Perfetto. Io bambino, Rina si accetta così com'è? No. Io bambino, c'è qualche evento che grava su questa condizione? C'è qualche. Ti rifaccio la domanda, c'è qualche evento che grava su questa condizione? No. C'è qualche convinzione? Queste convinzioni sono più di una? Sì. Sono più di due? Sono più di tre? Sono più di quattro? Sono cinque queste convinzioni? Ok. Possiamo iniziare dalla prima? La prima è una convinzione che lei ha di se stessa? La convinzione è non mi piaccio? Merito, non merito di piacermi? Era questa la convinzione a cui ti riferivi? Allora, cambio questa convinzione in io merito di piacermi. Ok, aggiungiamo anche altre convinzioni a sostegno. Io voglio piacermi. Io mi piaccio. Io ho scelto di piacermi. Io bambino, abbiamo risolto questo primo punto una volta mutate queste convinzioni? Una volta mutate queste convinzioni, avremo risolto il primo punto? Possiamo passare alla seconda convinzione? È una convinzione che lei ha di se stessa? No. Che ha sugli altri? Che è una convinzione che ha sugli altri? No. Su se stessa neanche. Sugli uomini? Quindi è una convinzione che ha sugli uomini. La convinzione è io non piaccio agli uomini? Io gli uomini non mi trovano attraente. Gli uomini mi fanno soffrire. Cambio questa convinzione in gli uomini hanno smesso di farmi soffrire. Ora gli uomini mi danno solo gioia. Cambio Una volta cambiata questa convinzione avremo risolto questo secondo punto. Io bambino, possiamo risolvere, possiamo passare al terzo punto? Io bambino, si tratta di un'altra convinzione? Che lei ha su se stessa? No, sugli altri? Ma è legata a una paura?
gli altri non mi accettano. La convinzione è gli altri non mi accettano. Gli altri mi giudicano. Quindi la convinzione a cui ti riferivi è gli altri mi giudicano. Ok. Allora, cambio questa convinzione, gli altri hanno smesso di giudicarmi. Gli altri mi dimostrano il loro amore. Una volta mutate queste convinzioni avremo risolto anche con questo terzo punto? No. Possiamo passare al quarto? E si tratta di un'altra convinzione? No. Di una certezza? No. Di un timore? Temo di essere rifiutata? Era questa la convinzione a cui ti riferivi? Ok, allora ho superato il mio timore di essere rifiutata. So per certo che tutti quanti mi accettano, così come sono. Possiamo passare al quarto? Ed è un'altra convinzione? No. Una certezza? No. È una certezza? No. È una paura? Che Rina ha di se stessa? No. Che Rina ha sugli altri? Che Rina ha sulla vita? Paura sulla vita? Temo di fallire nella vita? Ho superato il timore di... ho superato la paura di fallire nella mia vita. Ora so per certo che la mia vita la conduco io e mi porterà dove voglio. Abbiamo risolto anche il quarto punto? Ok. Ne è rimasto un quinto? No. Abbiamo superato già anche il quinto? Ok, grazie bambino. Una volta mutate tutte queste convinzioni, Rina si accetterà così com'è? Ve lo richiedo, una volta mutate tutte queste convinzioni e dissipate le varie paure, Rina si accetterà così com'è? Grazie io bambino, gentilissimo. Questo tipo di, allora, di pratica, chiamiamola, sì, chiamiamola così, è un qualcosa che riguarda nel caso di specie ovviamente singole persone o anche pratiche di gruppo, questa curiosità? Beh, diciamo che orientativamente si può affrontare anche in gruppo, anche se praticamente i vari io bambini si fermano nel mentre, nel senso quando l'io bambino dichiara un sì è arrivato al suo punto, quindi si ferma mentre gli altri continuano nell'esposizione. Poi come abbiamo visto in questo caso l'io bambino si è spostato sulle convinzioni della persona, perché i tre punti che abbiamo chiesto, due erano già risolti di suo e il terzo era bloccato da convinzioni piuttosto che da eventi. Perché tendenzialmente questa è, diciamo, già una tecnica più evoluta. Cioè, la tecnica dell'io bambino di alleggerimento emozionale si basa su eventi, mentre quest'altra che è l'evoluzione si basa su convinzioni, paure e timori della persona, che vengono risettati, cioè vengono tirati fuori quelli che sono i reali blocchi della persona e viene esposto come deve venire il mutamento e poi dopodiché si passa a mutare queste convinzioni. Ovviamente noi abbiamo visto una piccola esemplificazione, chiamiamola così, sì, ma c'è ovviamente un percorso un po' più complesso, sì, rispetto a quello che abbiamo visto. Diciamo che normalmente le convinzioni, ci sono diverse maniere per mutare una convinzione. Io le muto in Theta Healing, che è questa tecnica che dicevo, normalmente la persona dovrebbe ripetere questa sua nuova convinzione 21 volte al giorno per circa 4 mesi per vederla bella radicata.
In Theta Healing è un cambiamento che avviene all'istante e radica definitivamente nei successivi 12 giorni, quindi è un attimino più celere come situazione. E la persona che cambia le varie convinzioni, nel giro di 2 settimane già vede i frutti. Cioè quella condizione che non gli riusciva, di punto in bianco se la ritrova fra le mani, senza neanche riuscire a spiegarsi come. Io con Rina Di Colli vorrei chiedere se è la prima volta che si sottopone a questo tipo di... Sì, di pratica, che sensazione, ovviamente con tutta la questione molto concentrata, ovviamente. Sì, è la prima volta e non sono un tipo che comunque affronta se stesso, per cui in parte mi faceva anche un po' paura dover affrontare questa pratica, perché esce qualcosa che comunque tengo abbastanza dentro. Per cui in parte ero un po' paurosa, timorosa su questa cosa. Però effettivamente c'è qualcuno che rispondeva, perché comunque sia non ero io, non era la mia testa a rispondere, anche se forse in parte le risposte dentro di me le sapevo, però non ero io, per cui è la prima volta e posso confermare che comunque gli oscillamenti era veramente da dentro che arrivavano, quindi non ero io che li comandavo, per cui è stata una bella esperienza e... Chissà, forse sì, anche proseguirò con questa esperienza che mi aiuterà sicuramente nel mio lavoro, visto che comunque sono abbastanza a contatto con... Nella vita? Sono fisioterapista, quindi o devo affrontare spesso i problemi degli altri, per cui carico molto dentro me stessa naturalmente i disagi degli altri, i problemi degli altri, per cui... Poter liberarmi almeno dei miei o comunque alleggerirmi sicuramente mi rende la vita migliore. Con Valerio siamo negli ultimi 5-6 minuti della nostra trasmissione. Un paio di concetti vorrei sviluppare ulteriormente che mi incuriosiscono. Al di là delle convinzioni positive o negative che esse siano, ma il rapporto con il denaro. Si parlava in precedenza negli esempi fatti, si parlava sì. io voglio. Nella nostra società materialista ovviamente uno... Come dire, il passo successivo molte volte è legato al denaro, ma che tipo di rapporto c'è? Allora, la persona di default ha un rapporto errato con il denaro, tanto per iniziare lo vede legato al maligno e questo già dà alla persona una scarsa voglia di possederlo, visto che c'è questo legame che diciamo surreale, nel senso esiste un Vaticano che ha una sua banca proprio a chiarire il concetto del denaro legato alla fede, o meglio, prima che giungesse il denaro c'era l'abbondanza, cioè Davide aveva tante terre, tante mogli, tante bestie, tante cose, poi è intervenuto il denaro, si è trasformato in denaro. Fondamentalmente l'universo, diciamo la fisica quantistica pone l'accento sul denaro in termini del, come per tutto il resto, cosa tu pensi, quello avrai. Allora, diciamo, io ho 30 centesimi in mano, alla domanda hai soldi? Io rispondo sì, su questi 30 centesimi automaticamente verranno poggiati 5 euro, 50 euro, 5.000 euro. Se io dico no, automaticamente spariscono anche i 30 centesimi. Quindi ogni volta che noi facciamo un pensiero, deve essere sempre un pensiero focalizzato al ho soldi. Per esempio ci sono degli atteggiamenti sconvenienti, come... se io metto da parte dei soldi per comprare la cameretta dei bambini, riuscirò a mettere il gruzzolo da parte e riuscirò a comprare la cameretta per i bambini. Poi magari vediamo che ci è riuscita la prima volta e ci riproviamo una seconda volta, così, per avere del denaro di scorta. Nel momento in cui io sto cercando di mettere da parte del denaro, così, senza un utilizzo reale, solo per avere qualche soldo in più, sto dicendo sono senza soldi. Ed è il caso che metto da parte qualcosa. Nel momento in cui praticamente dici sono senza soldi, quanto hai messo? 100 euro, 150 euro? Ti giri, c'è una bella multa sul parabrezza. Identico l'importo a quello che tu hai messo da parte. La persona normalmente dice, ah, hai visto, ho fatto bene, perché sennò chissà come avrei pagato la multa. No, la multa è arrivata perché stai mettendo dei soldi da parte perché tu non hai soldi e se non hai soldi l'universo riazzera il credito. Quindi ogni volta che facciamo qualcosa deve essere finalizzato. Un consiglio che posso dare, vedete una cosa nella vetrina di un negozio, costa tantissimo.
una borsa, dice, quanto costa? 350 euro. No, costa troppo. Nel dire costa troppo, state dicendo, non me lo posso permettere. Fate un discorso diverso. No, la borsa è bella, ma non li vale. Non vale 350. 60 euro gliele darei, volentieri, perché è bella, mi piace, e 60 euro è un prezzo buono. Detto questo, lasciate perdere e vi garantisco che entro 2 settimane ritroverete quella stessa identica borsa, 60 euro, e in quell'occasione avrete anche i soldi in tasca per comprarla. Ci sono delle cosine che andrebbero affinate. Per esempio, non vi mettete a cercare l'offerta migliore in giro per le bancarelle o per il negozio di frutta e verdura. Perché se cercate l'offerta migliore state dicendo non posso permettermi il prezzo pieno perché sono povero. E automaticamente i soldi che risparmiate vengono eliminati. Se volete ricevere degli sconti, entrate dentro al primo negozio che decidete, decidendo che incontrerete gli sconti a favore vostro, e vi sembrerà di camminare con il tizio degli sconti dietro, che li mette ogni oggetto che voi guardate. Vedete che qualcuno ha messo il cartellino scontato. Siamo quasi in conclusione. Questo certo concetto del denaro, ahimè, incuriosisce me, ma credo che incuriosisca anche chi ci segue da casa. Rispetto alla premessa di prima, considerando la società nella quale viviamo, ovviamente parliamo di benessere, ritorno al benessere, ma perché probabilmente c'è un malessere di fondo, no? Certo. E il malessere di fondo in che maniera è generato? Dalla mancanza di denaro. Hai fatto degli esempi molto particolari che si innestano anche in un momento economico molto particolare, nella società italiana occidentale. Per esempio, il fatto specifico di questa crisi che se ne parla costantemente non fa altro che creare nuova crisi. C'era un mio allievo che diceva: spengete i televisori, buttate i giornali e tempo 3 giorni la crisi è risolta. Perché poi c'è la crisi tantissima. Io vengo da Roma, la sera è difficilissimo andare al ristorante, sono tutti pieni. Grazie alla crisi. Allora, è una nostra limitazione. Lasciate, cioè, entrate in una condizione di va tutto bene. Molte persone che vengono da me si dichiarano fedeli, perché io per esempio sono tornato alla religione da qualche mese, che ho conosciuto svariate religioni e più ne conoscevo e più mi distaccavo, ed ero sempre più basato sulla fisica. Poi quando a un certo punto ho visto che gli incastri sono troppo precisi, troppo, proprio non c'è un pelo fuori posto, lì ti rendi conto che c'è qualcosa al di sopra e lì rientri nella fede. E io quando parlo con le persone che vengono cristiani, fedeli, dico: ma pregate? Sì, ok. E dico: allora anziché andare lì a pregare, vi prego, perché già nel momento in cui preghi insitamente stai dicendo è giusto un miracolo ti può risolvere, e a quel punto interviene l'altra vocina che dice non te lo meriti. Allora anziché che pregare, entri in chiesa fedele, tranquillo, alzi gli occhi al cielo e dici: io voglio questa cosa, la esigo entro tot giorni, mi raccomando. Quello lì su è infinitamente buono, di sicuro non si offenderà, anzi comprenderà l'urgenza e la farà manifestare all'istante. Ahimè, il tempo a nostra disposizione è finito, ovviamente di temi da trattare ce ne sono tanti. Grazie per il momento a Valerio Bonafede, grazie anche a Rina Di Colli per la sua collaborazione in questa puntata molto particolare di 45 Giri. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e come di consueto vi diamo appuntamento a domani.